Krishna Chaitanya प्रभु Io caro Sri Chaitanya Mahaprabhu, ti prego, sii misericordioso con me. Perché chi altri può essere più misericordioso di te in questo mondo materiale? Tu sei disceso proprio per aiutare le anime cadute e condizionate e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta di me. Caro Signore Nityananda, tu che sei sempre assorto nella felicità del puro amore per Sissirade Krishna. Ti prego, posa il tuo sguardo su di me, poiché io sono il più infelice. O caro marito di Sita, Albeta charia Prabhu, si misericordioso con me, poiché grazie alla tua misericordia noi possiamo ottenere Sicilitania e Srinitianania. Mie cari Svarub Damodar, Sanatana, Rupa, Ragunata, Due Bhakta, Gopal Bhakta e, e, e Ragunata Bhakta, Giva Goswami, Lokanat Goswami, siate misericordiosi con me. Si misericordioso con me, Srivaz Acharya Prabhu. Questo Narottama implora l'associazione con Ramachandra. Umagiana klimiran dasja, genandjana salakaja, čak surum miritam genata smaji sri gurabinama. Gurave, gurave gora čandraja radikaja tadala je, krishnaya krishna bhaktaja, tad bhaktaja namunama. Namo mava danjaja krishna prema predajate, krishnaya krishna čeitanja nam le gora dvizenama. हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबान्धुजगत्पते उपेश गोपिककान्तरदकान्तनमोऽस्तुते सप्तकाञ्चनगुरङ्गी राधे वृन्दवनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिया भजामि रदाम अरविन्दानित्रं स्मरामि रदां मधुराज्मि तस्यम् वदामि रदां करुणाबरर्द्रं ततो ममन्यस्ति गतिर्ना rade raksamam हरिप्रिये पामं श्रीकृष्णपि आरिराक्ष मां रसे स्वारि पायम् ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया जय जायसि चैतान्यजाय नित्यानन्द जयद्वितचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय जायसि चैतान्यजाय नित्यानन्द जयद्वितचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द Jaya Jaya Si Chaitanya Jaya Anityananda Jaya Dveta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, benvenute, benvenuti al nostro studio mattutino della Si Chaitanya Ceritamrita. In realtà eh, più che studio lo dovremmo chiamare meditazione. Il, 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 il termine no? di mahi io medito significa lo studio anche se in modo meno definito anche, anche studio lo spiega questo ma meditazione significa entrare profondamente nel contenuto ma non solo entrarci con l'intelligenza così, ma entrare proprio con la persona, cioè vivere. C'è la concentrazione che ancora vede il soggetto che si concentra sull'oggetto, no? ma è la concentrazione del soggetto. Nella meditazione invece incomincia uno scambio, eh? feeling, cioè incomincia uno scambio. Nella contemplazione invece c'è proprio l'incontro delle due personalità. E quindi noi, almeno io non sono ancora a quel livello, al terzo livello, il samadhi è quando c'è un assorbimento totale. E, è il nostro scopo. Adesso è già una fortuna entrare nel, nella meditazione. Sicetania Ceritamerita, Maddi Alila, capitolo primo, i divertimenti successivi di Sicetania. <coughs> allora, abbiamo visto che il Signore si muove e, e muove tutto intorno a sé per, per eh, raggiungere uno scopo, eh? anche con i, i, i suoi amati devoti, lui organizza. Quindi gli dice, eh, ogni anno per quattro mesi voi venite a trovarmi, state con me e qui ci impegniamo nel Kirtan, nel Sankirtan, tante le attività. E per otto mesi rimanete a casa vostra. Quindi, Gli ultimi dodici anni furono dedicati unicamente a gustare i divertimenti di Krishna nella separazione nel cuore del Signore. Quello è il samadhi. Anche il samadhi, come la concentrazione, la meditazione e anche la contemplazione o samadhi, è contemplare. C'è proprio un incontro. E hanno diversi livelli, chiaro, no? E quindi il livello più profondo Siceetania è... lo raggiunse proprio in questi 12 anni, una, una completa eh, entrare completamente nel sentimento di Rada nella sua offerta d'amore al Signore a, Signor, a il verso di oggi, il 52esimo, Nirantara rattridina virà un made. Ase, kande, nace, gaia parama visade. Assorto nel sentimento di separazione virà, Sicetania Maprabhu sembrava impazzito giorno e notte. A volte rideva, a volte piangeva, danzava, cantava, preso da un grande dolore. Nella meditazione questo ancora non è possibile, no? perché anche se c'è uno scambio, ma non, non si è raggiunti il livello in cui l'altro o l'altra possono manifestarsi completamente, o almeno noi abbiamo la capacità di percepirli completamente. E quindi non c'è una manifestazione anche esterna molto forte. Come faceva qui? Impazzito per che cosa? Cioè se, se io devo incontrare la mia amata e non, e non, non viene, impazzisco, ma c'è anche l'altra. Quindi significa che Cetania non era da solo. Capite? In questa sua separazione lui non era da solo, lui incontrava veramente, molto profondamente il suo oggetto d'amore, proprio come era. No, questo è, la, è la, il Samadhi, della contemplazione, è la, è, che ha tanti stadi, no? prema, a, a, è solo l'inizio rideva, piangeva, danzava. Allora, se uno lo fa con i, i fantasmi della sua mente, è pazzo. Ma in questo caso non sono i fantasmi della mente. C'è un reale incontro e c'è una reale separazione. Come abbiamo detto, non ci può essere separazione senza incontro e non ci può essere incontro senza separazione. Vale a dire, se io ho desiderio di trovare un'amata, un amato, quindi separazione, mi incontro. Ma altrimenti, se io penso che, che va bene così, non mi incontro con nessuno. Eh? Questo è proprio l'impersonalismo più grande, l'individualismo più sfrenato. Yekale, Karena, Jagannata, Darasana, Mane, Bave, Kuruksetre, Panaci, Milana. In quei momenti Sicetania Maprabhu andava a trovare il signor Jagannath e i suoi sentimenti erano del tutto simili. Lui entrava in questo sentimento e, e non è solo una fantasia mentale. A quelli delle gopi quando videro Krishna Kuruksetra, eh, ve ne ho parlato ieri. Dopo una lunga separazione, Krishna era andato a visitare, Kuru, a, a visitare Kuruksetra insieme a suo fratello e sua sorella. E eh, questo è Ratayatra. Ratayatra racconta proprio questa storia. Eh? Vrindavana e Gundisha. E il tempio di Jagannath Puri invece rappresenta Kurukshetra. E lì le Gopi dicono: no, noi vorremmo incontrarti nell'ambiente eh, che, come vi ho detto, è il sentimento di Radha, la, l'atmosfera che Radha crea per accogliere il suo amato. Quello è Vrindavana. Vrindavana è il luogo dell'incontro. è anche il luogo della separazione. Non c'è incontro senza separazione, non c'è separazione senza incontro. Spiegazione: mentre Kuruksetra Krishna stava celebrando uno yagya, un sacrificio, invitò tutti gli abitanti di Vrindavana a venirlo a trovare. Il cuore di Sicitanama Mahaprabhu era sempre colmo di sentimenti di separazione da Krishna, ma non appena gli si presentava l'occasione di visitare il tempio di Jagannath, che è Kuruksetra, si immergeva completamente nel pensiero delle gopi che andavano a incontrare Krishna a Kurukshetra. Capite che cos'è il samadhi? Cioè, quando noi anche siamo qui in questo corpo, in questa situazione, cioè eh, non so, andiamo a Vrindavana, bisognerebbe essere in grado, in quell'atmosfera c'è quel sentimento, noi riusciamo a coglierlo. Per coglierlo ci vogliono, servono degli attributi, no? e sono gli attributi di prema. Se non ci sono, e io a volte vi ho fatto un esempio molto semplice, no? cioè, eh, do, in qualunque ambiente dove siamo, siamo passano molte onde, non so, televisive per esempio, ma noi se non abbiamo il decoder per decodificare queste, questi segnali, non riceviamo niente. Ci sono. Altri con apparecchi adatti li ricevono, noi no. Quindi Cetania è, la, è, è, è la, per così dire è l'apparato trascendentale più perfetto per ricevere i sentimenti di Sri Mati Radharani nei confronti di Cristo. Se noi ci adeguiamo anche minimamente a questi sentimenti, anche noi percepiremo queste cose, altrimenti no, sarà solo una fantasia. Eh, ho letto questo, allora penso che sia così, ma quella non è la realtà. La realtà si manifesta, non siamo noi a manifestarla. Non sono io a manifestare un programma televisivo, ma il programma televisivo che si manifesta attraverso le onde. Se io ho l'apparecchio adatto, il decoder per riceverlo. Quindi l'amore di Sisi eh, Radha Krishna eh, pervade ogni più piccola particella di, ogni, di tutto il creato. Di tutto, sia il di questo che questo, tutto. Ma solo chi è sintonizzato, chi ha gli strumenti adatti può riceverlo, altrimenti no. Uno può avere tutti i soldi, tutti i poteri che vuole, ma riceve altre cose in base al suo stato di coscienza. È per quello che noi la definiamo coscienza di Krishna. E quando diciamo Krishna, diciamo sempre Radha e Krishna. Krishna non è mai separato da Radha. Dobbiamo avere la consapevolezza di questo, altrimenti non siamo coscienti di cosa stiamo cercando. Oppure pensiamo di aver trovato qualcosa che invece non abbiamo trovato. Quella è un'illusione un molto grande. Qui, che cosa ci dice? In quei momenti Siceritania Maprabon andava a trovare il signor Jagannath. E che cosa succedeva? Era Jagannath pure? No. Era lì di fronte a Jagannath? Sì e no. I suoi sentimenti erano del tutto simili a quelli delle gopi quando videro Krishna Kuruksetra dopo una lunga separazione. Krishna era andato a visitare Kuruksetra insieme a suo fratello e sua sorella. E questi sono i tre carri del Ratayatra. Spiegazione: mentre Kuruksetra, Krishna. Ah, qui l'abbiamo già letto. Verso 54: Ratayatra age yabe karena nartana. Ta an eipada matra karaye gayana, quando si Caitanya Mahaprabhu danzava davanti al carro durante il teatra, cantava sempre i due versi seguenti. Cosa significa? Noi possiamo cantare una canzone, non sapere cosa significa e chissà cosa pensare, ma non è il caso di Cetania. Se Cetania cantava questi due versi, era perché era dentro completamente a ciò che cantava. Cioè non solo li cantava, ma lui li viveva. Sheita Parana, nata Painu, Yagalagi, Madana, Dahane, Giuri, Genu. Ho raggiunto il Signore della mia vita, per il quale ardevo nel fuoco del desiderio. Il desiderio permette di raggiungere. Questo, ar, ar, questo ardere, l'abbiamo visto in tante situazioni, il Signore fa ardere, se non si arde non si può incontrare il Signore, perché Lui vive in una, in una realtà che è la più ardente che esista, eh? non c'è noia, non c'è staticità, c'è un, un continuo schioppettio. Di, di emozioni no? e quindi lui deve aiutarci a condurci a quel livello è la staticità del, pensate cioè, l'essere vivente tutti noi abbiamo delle capacità incredibili no? ma adesso viviamo quasi in una amnesia in una, in una, in una dimenticanza proprio un oblio sconvolgente No? percepiamo appena 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 i desideri dei sensi un po di stimolo della mente dell'intelligenza praticamente siamo quasi morti viventi mentre invece siamo fatti per un'altra realtà che è schioppettante e ardente e quando i devoti vedevano il, il, il signor Cetania in questi erano, erano sconvolti no? non riuscivano completamente a, 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 ad afferrare a capire solo pochi è Svaruk Damoda che è Lalita e Ramananda Roy Visaka e pochi altri potevano comprendere perché loro avevano gli strumenti per capire gli altri pensavano eh, addirittura gli storici pensano che fosse affetto da Epilessia, da malattie fisiche perché questi sintomi espressi in questo corpo limitato e lui entra nella storia, cioè, no, anche se a volte ha manifestato che eh, le sue membra si allargavano, si allungavano, si ristringevano, rientravano, però, raramente questo è sempre in privato. No? Ma e, e, e lui entrava anche in, in questa realtà, perché altrimenti i suoi associati non avrebbero potuto percepirlo. Noi abbiamo una gamma di frequenza di sensi. Per esempio, i cani vedono la traccia olfattiva, vedono, cioè con l'olfatto loro vedono come i pipistrelli vedono con gli ultrasuoni. Noi non abbiamo questi poteri, ma loro ce l'hanno. È una realtà diversa, ma sempre materiale. Quindi anche nella materia ci sono delle cose che vanno al di là della nostra per piccola percezione fisica. Che dire nella realtà spirituale? Quindi cosa percepiva? Si c'è Italia. Capite? Ho raggiunto il Signore della mia vita per il quale ardevo nel fuoco del desiderio. Eh? Solo ardendo si può entrare in questo fuoco. Non è una questione di conoscenza, di intelligenza, di ricchezza. E alcuni si illudono. Eh? Io adesso, Signore, ti erigo un tempio meraviglioso e ti conquisto. Ma non conquista niente. Il Signore eh, crea infinite galassie, miliardi di universi. Pensate se è stupito da un po' di rocce messe una sull'altra, mentagliate, che fanno un tempio. Però alcuni credono che sia così. Il tempio è solo uno strumento per ardere d'amore per Dio. No? È una struttura. E in realtà è un'energia un che ci aiuta. Eh? O, ieri vi parlavo di Udipana. Il, il, il devoto si circonda di strumenti Udipana. Udipana significa che stimolano la, questo ardente desiderio. No? Allora anche lì ci sono vari livelli. Addirittura i devoti più elevati, ormai al di fuori, non costruiscono più niente. Non fanno più niente perché fanno tutto in una dimensione molto più profonda all'interno. Ma i neofiti, i canista, pensano che invece ci sia molto più valore a, a costruire all'esterno. Capite quanto è forte l'illusione. Sicetania non costruisce nessun tempio mamma mana, mandire, resta sempre nel tempio del mio cuore. E quindi piano piano noi comprendiamo un po' a che, a che, a che attitudine abbiamo, qual è il nostro sentimento e ci indirizziamo in questa... E, è un mondo incredibile. È difficile per noi comprenderlo, figuriamoci per gli altri, per quello che ha detto che ogni devoto è un universo a parte. In realtà Krishna ha infinite manifestazioni, ognuna per un suo devoto. Immaginate. Krishna ci valuta così tanto che ha una manifestazione personale per ognuno di noi. E invece noi ci sputiamo in faccia l'un l'altro. Perché? Perché vediamo solo l'esterno. Non riusciamo a cogliere no? il significato dell'importanza della relazione. Nella spiegazione dice, nello Simad Bhagavatam è detto kamam krodam sneham aikam suridam eva nityam aro vidadato, yanti tanmayatam il termine kama si applica al desiderio carnale, baia carnale. Eh? Kama può essere espresso tutto a una scala. Dobbiamo comprendere questo: che sia l'ignoranza che la passione, e la virtù, e poi la trascendenza, hanno una scala, dalla più bassa alla più alta. Di ogni... infatti. Sono tre le, le influenze, ignoranza, passione e virtù. Ma poi possono essere divise in nove, 3 per 3, nove, 9 per 9, 81. All'infinito sono le sfumature, l'ignoranza più gretta, un po' meno ign ignoranza mescolata un po' alla passione, eh? fino allo sfociare dell'ignoranza nella passione. È così per la passione. eh? Capite? Allora c'è una, una varietà incredibile. Anche, anche quello delle gopi si chiama e può essere definito kama, ma è un kama completamente trascendentale, non è carnale. Loro la carne non ce l'hanno. Anche quando assumono un corpo, è eh, Krishna, Madre Yashoda, prende la bocca di Krishna, non vede la. La gola, i denti, la lingua, ma cosa vede? L'universo intero. No? Chi in un modo o nell'altro avvicina Krishna raggiungerà il successo. Le gopi avvicinarono Krishna spinte da un folle desiderio. Krishna era un ragazzo molto attraente, questo è il, è il suo modo per prenderci, per catturarci. È attraente in tutti i sensi, il suo profumo è. È meraviglioso, la sua carnagione è bellissima, la sua voce è meravigliosa. Tutto in lui è stupendo, e una goppe dice un'altra. Se tu vuoi continuare a godere di altre cose che non Cristo, non venire, perché se lo vedi, sei finita, perché capirai quanto inutili sono le altre cose. Sapete in poche parole cosa significa questo? Se ancora siamo attratti a queste, alle cose di questo mondo, che non abbiamo percepito Cristo, l'abbiamo percepito proprio pochissimo, altrimenti non potremmo più. Eh? E vi ricordate la storia del figlio del prodigo che si, si mangia le ghiande, ma neanche le ghiande dei maiali, lasciate dagli maiali, può mangiare dopo. Cosa significa? Che uno che è abituato a mangiare il, il cibo migliore, come fa dopo a... Ah, ah, do, deve essere completamente sommerso dall'angoscia, dalla infelicità, dalla, 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 con, dal condizionamento materiale. No? Altrimenti è impossibile. L'esempio che ci fa Ruppo Goswami dell'uccello eh, Chakora che lui beve solo l'acqua che cade direttamente dalla nuvola, neanche quella che stilla da una foglia, che eh, l'acqua, la pioggia cade su una foglia e poi dalla foglia a terra, non la beve. È un modo di dire che il devoto beve solo la pura essenza che discende da Sissirade di Cristo. No? Quindi... Ma questo desiderio intenso non ha nulla a che vedere con la lussuria del mondo materiale. Per assomigliarvi può assomigliarvi, ma in realtà è la più alta forma di attrazione per Cristo. Come vi ho detto prima, eh? tutto ha un livello. Caitanya Mahaprabhu era un sannyasi, aveva lasciato la casa e tutto il resto. Certamente non poteva essere spinto da alcun desiderio di lussuria materiale. Quindi, con l'espressione Madana Dane, nel fuoco del desiderio, egli voleva indicare che a causa del suo, pu suo puro amore per Krishna ardeva nel fuoco della separazione da Krishna, che è il segreto dei segreti. È proprio Vipralambaseva ciò che è venuto a insegnare Sri Chaitanya. Perché questo desiderio. E come ieri vi ho fatto l'esempio del, del, del ferro forgiato, temprato, questo desiderio arriva a un punto tale da conquistare Cristo. Quando il nostro cuore è colmo di un amore così prerompente, può, può superare la cura per così dire l'indifferenza di Cristo. Cristo non è indifferente, ma Lui aspetta che siamo noi a desiderarlo. Ci sono due alberi, su due uccelli su un albero, uno è il testimone. Lui non vuole influenzare l'altro uccello, lo lascio libero. No? Ma per poterlo catturare con l'amore, con prema, questo amore deve, deve avere una forza incredibile e, e chi ha la forza più grande è Simati Radarani, è per quello che noi seguiamo le sue orme, perché così c'è speranza di poter riuscire a catturare il cuore di Cristo. Quindi con l'espressione madandane, nel fuoco del desiderio voleva indicare che a causa del suo puro amore per Krishna ardeva nel fuoco della separazione. Ogni volta che incontrava Jagannat nel tempio o durante Radhayatra, Caitanya Mahaprabhu pensava, ora ho ritrovato il Signore della mia vita. Io ho avuto la fortuna, in un modo o nell'altro, Krishna mi ha permesso di scolpire la forma di Jagannat due volte. Eh, la prima volta a Villa Vrindavan tanti anni fa, ma io non ho visto questo, non ho visto questo, eppure questa forma viene adorata ormai da quasi 40 anni, capite non è questione semplicemente di fare delle cose, ma bisogna acquisire queste qualità, questa è la devozione. Cioè Ceto D'Arpana Marjanam. Bisogna togliere ciò che ci impedisce di vedere la realtà. Quando Cetania vedeva Gagana, era Rada che vedeva Cristo. Io ho avuto la fortuna dal tronco di legno di trasformarla nella forma di Giana, ma non ho visto Cristo. Con quello che avevo sentito, letto, qualcosa, no? perché è un livello molto piccolo, molto basso. È già una fortuna enorme. No? Ma qui abbiamo invece l'apice, no? noi dovremmo veramente, ma uno dice: ma io quando guardo le divinità vedo veramente Radha Krishna, sì, ma poi. Nel tuo comportamento lo, lo manifesti costantemente o solo quando sei lì davanti al Tempio, alle divinità? Cetania, soprattutto negli ultimi 12 anni, costantemente. Era chiuso nel suo samadhi, completamente assorto, non vedeva altro che il suo amato, e la sua amata, il suo amato, perché lui si identifica con Rana. Capite? Questo desiderio cattura Krishna. Krishna non è chip. Se dobbiamo spendere chissà quanti miliardi per ottenere, non so, le case più belle, le macchine più belle o questo, che dire di ottenere Krishna? Che pensate che si può ottenere così, comprare Krishna? Ci vuole l'olio, questo ardente desiderio. E non solo quando siamo di fronte a lui o almeno alla sua immagine, ma sempre. Quello è il segreto. Per quello che vi ho parlato prima di concentrazione, che è già qualcosa di difficile, ma è accessibile. Meditazione diventa un po' più difficile, contemplazione samadhi, e sono rarissime le persone che possono mantenerlo costantemente. Perché io non posso dire al mio amato ti amo dieci minuti al giorno, un'ora al giorno, tre ore al giorno. Ci deve essere questo trasporto costante. Eh, questa è, la, è la, la scienza della coscienza di Krishna. Verso 56 Ei duya gane nacena dvitya prahara krishna lana vraje aya e bhava antara. Specialmente nella seconda parte della giornata, Sicitanya Mahaprabhu cantava sempre questa canzone, Seite Parana Nata, e pensava, voglio prendere Krishna con me e tornare a Vrindavana. Mm -hmm. Quando Radha ha visto Krishna a Kuruksetra ha detto no, no, in questo ambiente non è possibile. Il suo cuore era sempre colmo di questa estasi. Capite? Lakshmi Narayana sono da una parte, Radha e Krishna sono da un'altra. Lakshmi Narayana vivono in un ambiente, Radha e Krishna vivono in un altro ambiente. Radha, a Kurukshetra, dice: Io vorrei prendere Krishna e portarlo a Vrindavana. Allora uno dice: Ma è possibile che l'amore di Radha dipenda da Vrindavana? Sì. Perché quello che, di cui abbiamo parlato fino adesso è proprio questo il senso. Vrindavana non è un luogo fisico, eh, eh, spazio temporale, ma è proprio il luogo dell'ardente desiderio. Vrindavana è quello stato di coscienza dove il desiderio per Krishna, di scambio fra Radha e Krishna, è al massimo. Quindi non è un luogo fisico, no? ma è uno stato d'essere che noi qui in questo mondo possiamo vedere in questo senso. cioè Kurukshetra da una parte, il Tempio di Puri da una parte, Gundice dall'altra. Sono pochi, non so adesso, non so, l'ho sentito, mi sembra che sono due miglia, non so, di strada fra un posto e l'altro, no? E allora si sposti il carro ma e qui è detto il signor Cetania ogni volta che vedeva il signor Jagannath entrava in questo sentimento quindi non è un luogo fisico sì, un luogo spirituale è anche un luogo spirituale eh? è, un luogo spiritu è chiaro ma luogo spirituale significa uno stato d'essere uno stato di consapevolezza di samadhi eh, quello è il e tutte le realtà, come tutti i sentimenti, sono presenti sempre ovunque, ma in base alla nostra concezione. Per esempio, nello stesso luogo dove siamo seduti noi, che casomai viviamo le nostre emozioni, sentimenti, così a un certo livello, potrebbe essere seduto un puro devoto, che nello stesso luogo, nella stessa situazione, vive un'altra realtà. Ovunque tu vai, live vendata. E quindi è la, la realtà si manifesta in base alla nostra, al nostro stato. Lo, eh. dice, lo dice qui, sì. Prego. Sì, perché è lo stato di coscienza che si sintonizza con la dimensione spirituale sì. di, quel, di quella tipologia di vibrazione d'amore, no? Sì, infatti qui lo dice. In quei momenti Cicetania Mapprovun andava a trovare il signor Jagannath e i suoi sentimenti. Quindi era nel tempio di Jagannath Puri. Erano il tutto simili a quelle delle gopi a Kurukshetra. E allora subito ho raggiunto il signore della mia vita per il quale ardevo nel fuoco del desiderio e... Voglio prendere Krishna con me e tornare a Vrindavan. Ma lui era nel tempio di Jagannath Puri. Il suo cuore era sempre colmo di questa estasi. Capite dov'è il tempio? Allora, il tempio, quello di Jagannath Puri, o il cuore del Signore? Il cuore era sempre colmo della sua estasi, di questa estasi. Quindi, il tempio di Jagannath Puri serve, è un mezzo, non è il fine. In realtà a quel livello lì eh, non c'è differenza. Cioè Vrindavana in questo mondo non è diverso da Vrindavana nel, nel regno spirituale. E, e, e ci dà una, una... Però anche Vrindavana, cogliere veramente Vrindavana, bisogna avere un certo cuore. Altrimenti noi vediamo il troppo caldo, le mosche, le zanzare. Queste cose qui... E ci, 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 ci colpiscono talmente che ci, ci distolgono dalla visione. No? Quindi bisogna avere un, delle qualità, insomma, delle... spiegazioni si la preoccupato, poiché era sempre assorto, io non, non sono parole mie, poiché era sempre assorto, quindi non un'ora al giorno, non due ore al giorno. Questo è il Samadhi e eh, dobbiamo capire bene. Oh, io sono stato in Samadhi. No, no, no. Il Samadhi è un'altra cosa. Oh, quel devoto ha fatto un Samadhi due o tre ore. No, no. Quella è la meditazione ancora e poi un tipo di meditazione. Samadhi era sempre assorto nell'est di Simati Radharani. Chaitanya Mahaprabhu provava per Krishna il medesimo sentimento di separazione che Simati Radarani provò quando Krishna partì da Vrindavana per andare a matura. Matura, Kuruksetra, Vrindavana. Tutte sono presenti nel cuore di colui che coglie e vive il sentimento e che lo fa suo completamente, non un'ora al giorno. È una scienza molto, molto, molto profonda. Molto profonda. A volte i, i, i devoti erano disperati perché non riuscivano a tirar fuori Cetania da questo sentimento. Eh? Per esempio, quando l'hanno ripescato dopo che si era buttato in mare, no? Perché cercava Krishna. No? Hanno dovuto cantare perché lui si era identificato, non riusciva, pensava che era la Yamuna. Poi dopo si è risvegliato e tante volte è successo questo, risvegliato da cosa? E come vi ho detto, per, per essere avatar entra nella storia, quindi ha ripreso consapevolezza di questo mondo. Quindi qual è il mondo vero? È la consapevolezza di questo mondo o dove era prima? Questa è la bella domanda. Capite? Allora, in base alla coscienza che noi abbiamo, riteniamo una realtà reale. Ma qual è la suprema realtà? Chi poteva andare dove era Sicilitania? È detto solo un po', svarugdamodar era manandarai, perché sono la lite visaka. No? Allora avevano gli strumenti per andare un po' a raggiungerlo, ma altrimenti... È molto difficile. Questo sentimento estatico è, è molto importante per ottenere l'amore per Dio in separazione. Ciccitania Maprabhu ci ha insegnato che non dovremmo essere troppo ansiosi di vedere il Signore, ma dovremmo piuttosto sperimentare l'estasi della separazione da Lui. In realtà è meglio provare il sentimento di separazione da Lui piuttosto che desiderare di vederlo personalmente. Perché in noi è molto presente il senso del, di voler gioire, e quindi si può desiderare anche di gioire della divinità, dell'amato. No? E per quello che Simati Radarani invece ci insegna l'altro sentimento, che in realtà è il vero incontro, ma è di una profondità tale che chi non lo coglie, e infatti molti restano delusi: ma perché Krishna lascia le gopi così? riescono a capire che in realtà non le lascia ma diventa completamente loro ma non possiamo realizzarlo questo con la nostra razionalità bisogna avere avuto bisogna ricevere un po di benedizioni da coloro che invece vivono questa realtà quando incontrarono Krishna Kurukshetra, durante l'eclissi solare, le gopi di Vrindavana, gli abitanti di Gokula, desiderarono intensamente ricondurre con sé a con sé Krishna Vrindavana. Anche Cicetania Prabhu sperimentava la stessa estasi non appena vedeva Jagannath nel tempio sul carro del Rateatra. Le gopi di Vrindavana non erano attratte dall'opulenza di Dvarak e Lakshminarayan. Volevano portare Krishna nel villaggio di Vrindavana e godere della sua compagnia nei boschetti. Perché là è la condizione del cuore. Vrindavana è uno stato di essere, è la condizione del cuore. Sarvadharma eh? Paritya, kam saranam Vraja. Abbandonati a me nel sentimento di Vraja. Eh? È una condizione che è la più elevata. E noi abbiamo la fortuna di, aver, di ricevere questo, questo sentimento da Cetania ma stesso, che ce lo rivela, perché se non ce lo rivelava, eh, prima che Madavendra Puri venisse e incominciasse, e lui è stato l'iniziatore di tutto questo, preparando Isvara Puri e poi Cetania, apparentemente è come la preparazione di un, di un teatro, di una recita trascendentale, nessuno coglieva questi aspetti nessuno piasadeva stesso non l'aveva colto se Narada Muni che aveva avuto la fortuna di riceverli non è possibile capite Brahma li ha ricevuti in parte da Krishna è per quello che ha istruito Narada e poi Narada ha avuto la fortuna di avere gli incontri adatti, la, la devozione giusta è ricevuti da Krishna stesso, altrimenti non è possibile. E Cetania cosa ha detto? Io voglio offrire il dono assolutamente il più prezioso che esista. Lo stesso amore di Radha che Rada ha per Krishna Cioè una profondità tale che per noi è inconcepibile. non L'adorazione di Lakshmi Narayana, che è, è quella più diffusa negli universi. Potremmo andare avanti, no? perché poi lui ci ha insegnato un amore ancora più profondo, eh, che è quello delle mangiari, le assistenti di Ra. Ma questo è un discorso che ver verrà trattato anche qui, ma in seguito. Anche Sicetania eccoci, le gopi di Vrindavana non erano attratte dall'opulenza di Dvaraka. Volevano portare Krishna nel villaggio di Vrindavana e godere della sua compagnia nei boschetti. Anche Sicetania provava questo desiderio mentre vedeva il signor Jagannath. Ebe, bave, nrita, maddie, pade, e casloca. Sei, slokera, arta, kea nai, buge loca. In questa estasi che è la realtà, Sicetania Maprabhu recitava un verso danzando dinanzi a Sri Jaganat, ma quasi nessuno poteva il capi capire il significato di, di questo verso, come appena vi ho detto. Perché lui lo viveva, eh? altri, la maggioranza, non avevano gli strumenti per viverlo a quel livello Ya kumara <Susurra> dara seheva hivarsa teheva chaitra te chan milita malati surabaya Pudha kadamba naela sa chai vasmi tatapi tatra surata via paralila viadu, reva, rodasi, veta sitaru, tale ceta, samut, cantate. Queste sono le parole di Sinati Radarani. Quella stessa persona che ha rubato il mio cuore nel corso della giovinezza, ora è di nuovo il mio Signore. Queste sono le stesse note di luna piena del mese di Cetria. Sento lo stesso profumo dei fiori malati e della foresta di Kadamba sta, e nella foresta di Kadamba sta soffiando la stessa dolce brezza. Nella nostra relazione intima, anch'io sono la stessa amante, eppure la mia mente non è felice qui. Voglio tornare in quel luogo sulla sponda del Reva sotto l'albero vetasi, questo è il mio desiderio. Pensate, questo è Rupa Goswami, una mangiari, la più cara a Simati Radarani, che coglie il sentimento di Rada e ce lo offre a noi nel Padiavani, eh, di Rupa Goswami. Quando il signor Cetania ha letto questo verso, è svenuto, ha detto, come fai? Come fai a sapere le più le, il più profondo sentimento del mio cuore? E questo è proprio le, il, il verso che esprime questo sentimento di separazione. Io sono qui, tu sei qui, io ti ho incontrato, ma c'è qualcosa che non va. No? Solo a Vrindavana c'è un, un particolare stato d'anima. Come vi ho detto, Vrindavana. È lo, è, è, è lo stato d'animo di Simati Radharani. Eh, lei è Vrindavanisfari. Lei è la, la signora di Vrindavana. Vrindavana è il luogo che Radha prepara per dare piacere a Krishna. Infatti tutto è creato da Balarama, Tranne Vrindavana, che è la manifestazione del, dell'energia più profonda di Simati Radharani. Quindi solo lì, come a Radakunda, è detto che solo la Radakunda rada in rimpace di, di gioire della compagnia di Krishna. Infatti è la parte più profonda di Vrindavana. Ma per cogliere pienamente, noi adesso l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito, ma cosa abbiamo colto? Abbiamo colto ciò che la nostra coscienza ci permette di cogliere. Si può andare più in profondità, cioè in realtà leggendo questo verso uno, uno dovrebbe sentire il suo cuore sciogliersi, i suoi occhi riempirsi di lacrime per mesi e non riuscire a smettere di piangere. No? Un po' viene questo senso, ma poco. Perché? Perché noi non cogliamo la profondità. Abissale di quello che abbiamo letto. In queste sono contenuti tutti gli scambi d'amore fra Radha e Krishna, tutti i sentimenti, tutta l'intensità e, eh, come ha detto prima, l'ardente desiderio. No? E pensate, se, eh, Rupa Goswami l'ha messo per scritto, vale a dire, la, la um, l'ha tradotto per farcelo comprendere. Però anche la comprensione di questo può essere in base alla nostra coscienza. Più la nostra coscienza è pura, cristallina, e più possiamo cogliere il significato. Eh? Qui non ci sono intermediari nel momento. Cioè, il traduttore è l'intermediario, no? Il traduttore vi, vi traduce anche le parole del vostro amato, del vostro maestro. Ma voi le dovete capire, voi dovete cogliere il significato profondo, capite? Cioè, la relazione è sempre strettamente personale. Non è che qualcheduno vi può rendere idonei a comprendere. Questo sarebbe, non lo fa Dio stesso, nessun altro lo può fare. Però Rupa Goswami, che è il maestro, è il guru, il sastra guru, è una mangiare stessa, ci offre l'opportunità. Ecco il verso. Adesso diamoci da fare. Perché se noi non rifiutiamo, rinunciamo più che rifiutiamo, rinunciamo all'illusione, eh? Tamasoma e andiamo verso la luce, è molto difficile. E qual è il significato? Eh? Dice Onityananda, tu sei sempre assorto in questa felicità. Sapete dov'è il significato? Il significato è che quando si coglie si entra nella stessa gioia del, del, di ciò che è espresso nel verso. Ed questa è la gioia di Simati Radar. No? Quindi Prema offre qualcosa di in, 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 che non può essere trovato da nessun'altra parte, perché si entra nella gioia del, di colui che è il goditore, cioè, di, di coloro che sono l'origine di, di questo amore. Non è separato, l'amore non è qualcosa che scorga da noi, loro sono l'amore. Ma dobbiamo essere noi ad andare verso questo amore e allora lo cogliamo pienamente. Ecco perché ci sono diverse otto divisioni della fede che sfociano poi dopo Bhava in Prema. Quando si raggiunge il livello, allora si entra eternamente come Nityananda in questa ah eh? boniti ananda prema ananda suki kripa ballo kanakoro ami borduki io sono infelice perché non riesco a coglierlo però tu puoi perché sei il maestro spirituale originale aiutarmi dammi le dritte eh? allora lui ci dice cosa fare e noi con tutto il cuore per affetto non per diventare importanti ma per affetto per, per, per gratitudine lo seguiamo e ritro, ritroviamo, la, ritro, ritroviamo la realtà, perché questo è per tutti. Eh? Non per qualcuno, non per gli indiani o quell'altro, per tutti: tutti siamo figli dello stesso padre. Va bene, ci fermiamo qui perché è di una profondità incredibile, qui quanto io non ho la capacità, no? Ho sentito altri devoti parlare di questi versi e c'è una profondità. Però dobbiamo essere anche pazienti, no? perché come diceva prima Sila Prabhupada, eh, se noi costruiamo troppa casa al di fuori, senza avere le fondamenta adatte, posso, può crollare tutto. No? Allora con calma, pazienza, noi dobbiamo... Eh, eh, Creare delle belle fondamenta. no? Le fondamenta vengono dalla Bhagavad Gita, che è la piattaforma sul quale si erge poi lo Srimad Bhagavat. E dopo uno può fare un grattacielo anche molto alto, perché la parte più alta, il decimo canto, è il volto del Signore. Ma per coglierlo pienamente bisogna avere una solidità grande, altrimenti si coglie l'idea, ma non la realtà. Come adesso, leggendo questo verso, abbiamo tutti noi colto un'idea. E anche una parte di verità. È piccola, ci dà, ti, ci dà molta gioia. Però la gioia che è contenuta qui è illimitata. Premananda suki. Grazie, grazie infinite per la vostra preziosa associazione che ci permette tutto questo. E vi ricordo anche oggi, cerchiamo insieme, eh, cerco di farlo anch'io, durante il giorno di rivivere queste cose. Questa è la meditazione. No? Concentriamoci nell'ascolto e dopo poi può nascere la meditazione, vale a dire rimeditare su ciò che abbiamo ascoltato e andare in più in profondità, perché già questo atto, che è un atto di devozione, permette al Signore di, di, di entrare più profondamente nel nostro cuore. E più lo facciamo, e più comprendiamo, per grazia del Signore, per misericordia dei devoti. Rade, rade, buona giornata.